Massimo Casagrande, Ecomaratona del Barbaresco 2019. Giornata stupenda rispetto all'anno scorso che invece c'era il diluvio, quindi immagino tanta felicità per questo evento. Ma noi siamo una manifestazione fortunata perché abbiamo preso pochissima pioggia in 10 edizioni. Lo scorso anno in realtà la pioggia c'era stata prima e siamo andati bene lo stesso. Quest'anno, come nelle penultime 3 edizioni, abbiamo un sole splendido. Credo siamo una manifestazione anche fortunata. Sicuramente. Vedo tante bandiere, una manifestazione dove partecipano sicuramente anche tanti stranieri. Sì, gli stranieri sono in aumento negli anni e quindi anche quest'anno sono numerosissimi da tante nazioni. Abbiamo gruppi di giapponesi, norvegesi, svedesi in quantità elevate, quindi vengono anche 40-50 gruppi e quindi gruppi di 40-50 e quindi siamo contenti perché è importante che questa manifestazione richiami dei runner, perché è vero che vengono per la città, ma tanti invece partono esclusivamente col pretesto e la voglia di correre una maratona nelle Langhe. Certo, inserita nel contesto della Fiera Internazionale del Tartufo, porta naturalmente ad Alba, quindi non solo gastronomia e no gastronomia, ma grande sport. Grande sport, abbiamo quest'anno un'edizione incredibile perché per festeggiare il decennale abbiamo invitato tutti i vincitori dell'edizione precedente, quindi è stata una festa stamattina la presentazione, rivedere tutti i vincitori degli ultimi 10 anni e la cosa emozionante è stata che sono venuti davvero tutti, quindi tutti amano questa manifestazione e sono voluti tornare ad ogni costo, qualcuno anche chi non poteva correre la 42 ha corso la 21, ha corso un tratto e dice guarda io non ero stanca, ero infortunato però volevo esserci, io ho fatto solo 7 km, quindi queste sono cose che ci fanno davvero contenti. Bene, io ti ringrazio, una grande ecomaratona anche quest'anno. Sì, grazie a voi, io colgo l'occasione per ringraziare attraverso di voi tutte le persone che ci hanno aiutato in questo evento e devo dire che siamo solo a metà perché sono partiti tutti, adesso sono tutti sulle colline. Se qualcuno vuole seguire la manifestazione ricordo che in questo momento siamo in diretta, quindi basta collegarsi al nostro sito www.triangolosport.it oppure sulla pagina Facebook triangolosport.it, triangolosport Langhe Monferrato, triangolosport Events, Langhe Monferrato Rera, scusate ma è un po' di giorni che l'emozione non è grande. Non è l'emozione, sono le mancanze di ore di sonno. Ok, volevo ancora chiederti una cosa, hai una stima di quanti iscritti ci sono stati quest'anno? No, più che una stima, abbiamo un elenco, nome, cognome, se vuoi ti dico tutti quando sono nati, dove abitano, il numero di telefono. Bellissima e la mail, questa cosa. Abbiamo di tutti. Abbiamo controllato tutti i certificati di tutti, abbiamo i certificati di medici che arrivano da tutte le parti del mondo, dal Giappone, dalla Norvegia, dalla Svezia, abbiamo tutti i nomi, dalla privacy ovviamente, certo, l'approvazione, ma abbiamo tutto e quindi siamo intorno a, abbiamo superato migliaia di partecipanti, credo siamo a 1198, qualcosa del genere, compresa anche la camminata, ma la soddisfazione sono i runner, perché sono quasi 900 quelli che corrono, una 42, una 21, che è un numero veramente importante. Un ecomaratona in crescita, un quindi. Un numero da grande edizione, ma l'ecomaratona cresce tutti gli anni, noi come vedete quest'anno credo che sia la più bella edizione per adesso, se va tutto bene. Di sempre è anche la festa, i 10 anni, abbiamo invitato da Roma, è venuto Re Giorgio, Calcaterra, quindi una presenza anche importante e quindi siamo sempre un po' cresciuti, ogni anno cerchiamo di crescere, è chiaro che per crescere abbiamo bisogno anche che il territorio ci aiuti e le persone, veramente può dare tanto questa gara, quindi noi ce la mettiamo tutta, se c'è ancora qualcuno che ci dà ancora un piccolo aiuto possiamo ancora fare un upgrade e diventare davvero una vetrina internazionale della città di Alba, come già lo è sicuramente, perché veramente in questi 10 anni abbiamo veicolato il nome della città, dei nostri prodotti, del barbaresco, del vino del quale passiamo territorio e del tartufo in tutto il mondo, quindi lo abbiamo fatto veramente tanto, abbiamo le prove, oggi continuiamo e noi andiamo avanti, teniamo duro, è impegnativo, difficile, però se guardiamo oggi diciamo vabbè dai, non possiamo farla più una cosa del genere. Massimo, ti ringrazio, una buona Ecomaratona 2019 a tutti. Grazie, grazie molto di Web TV. Ciao. Ciao.